E bentornati su Strange Gaming. Questa volta parliamo di Beyond the Forbidden Forest. Oltre la foresta proibita, altro gioco di Paul Norman, del mitico Paul Norman, pubblicato dalla Cosmi, che è il sequel del primo Forbidden Forest che già abbiamo visto su questo canale. Allora, Beyond the Forbidden Forest è ovviamente, come già detto, il seguito del mitico gioco Forbidden Forest, e questo gioco qui anche continua la tradizione di fare dei giochi molto particolari, molto inquietanti da parte del nostro programmatore maledetto Paul Norman, con pochissimi mezzi, ma con tanta inventiva, tanta fantasia e tanto ingegno. Il nostro caro Paul Norman ha creato questi piccoli capolavori per Commodore 64. E adesso, mentre carica il gioco vero e proprio, perché questa è solo la schermata iniziale, l'introduzione, noi andremo anche a vedere la copertina, che, come vediamo, è piuttosto inquietante, con questi due occhi terribili del demone che ci guardano e ci dice che il gioco è in Omni Dimension 4D, che era una nuova tecnica parallattica inventata da Paul Norman, che era una sorta di parallasse, però in cui stavolta possiamo anche entrare e uscire dallo schermo, andare in profondità e tornare in primo piano, a differenza del primo Forbidden Forest, dove ciò non si poteva fare, c'era solo parallasse e si proseguiva solo su una linea bidimensionale. Ed eccoci qui nella foresta proibita, tornati nella foresta proibita. Vediamo già che la grafica è molto più evoluta rispetto al primo capitolo, la musica è molto molto inquietante, e adesso siamo in modalità pratica. Stiamo sparando le frecce, come vediamo possiamo anche andare in profondità. Ecco cosa consiste l'Omni Dimension 4D. Allora, io il gioco non me lo ricordo molto, perché sono tanti tanti anni che non ci gioco. Vediamo, sentiamo, la musica è molto inquietante. Siamo in modalità pratica per provare come si sparano le frecce. Vediamo un po' di spararne una in basso, una in alto, una in basso. E adesso andremo a iniziare il gioco premendo il tasto F1, e dovrebbero iniziare ad arrivare i primi nemici. Se non erro F1 per iniziare? Pare di no, perché non sta arrivando nessun cacchio di nemico. Magari era F2, F3, proviamoli tutti, F4, F5, F6, F7. Però ad F7 niente, manco F7 funziona. Come cacchio si faceva per iniziare la partita qua? Si può sapere. Magari con la S di start c'era un modo, ma adesso mi dovrò andare a documentare. Oh, ecco, siamo riusciti, non so che cacchio ho premuto, è quello scorpione che ci vuole ammazzare. Attenzione, proviamo a sparargli. Ecco, già abbiamo fatto una brutta fine, lo scorpione ci sta mangiando e colpendo con il pungiglione in un tripudio proprio di sangue. The game is over, ci dirà ovviamente. Già abbiamo iniziato benissimo. The game is lost. Già abbiamo iniziato con una morte proprio perentoria subito all'inizio, appena iniziato con il gioco. Musica bellissima, molto d'atmosfera. Paul Norman curava molto l'atmosfera nei suoi giochi. Infatti, questo gioco ha un'atmosfera veramente fantastica. Ed ecco che proseguiamo con il prossimo tentativo, vediamo un po' se il gioco ci fa proseguire. Mettiamo pausa un attimo, che qua ci ha bloccato. Ecco, abbiamo ricominciato il gioco, ho dovuto ricaricare perché proprio dalla schermata di memoria non ricordo come si fa. Ho provato a premere tutti i tasti, non c'è niente da fare. Ho dovuto ricaricare, premiamo tutti i vari tasti, funziona. Vediamo se riusciamo a ottenere. Premiamo la S, premiamo un po' di tasti. Eccolo qua, eccolo qua. Forse la N era da premere, non lo so. Comunque, ho premuto un po' di tasti a caso sulla tastiera ed ecco che è comparso il mitico. Ecco, ci ha già fregato un'altra volta. Non è possibile, ragazzi, non è possibile. Ah, di nuovo siamo morti. Ricominciamo. The game is lost. Di nuovo, va bene, saltiamo la sequenza. Rieccoci nuovamente nella foresta proibita. Adesso voglio beccare qual è il tasto giusto per far partire i nemici, non è questo, forse F1. Niente, ho premuto di tutti, ma c'è un cacchio da fare, raga. Sto premendo un po' di tasti a caso sulla tastiera, vediamo un po' se ci fa partire col nemico, oh, non mi ricordo proprio. Oh, eccolo, eccolo, no, semplicemente bisogna aspettare, mi sa, non c'è nessun tasto da premere. Oh, cacchio, ma dobbiamo girarci e cercare di sparargli. Ecco, dobbiamo andare più giù perché altrimenti siamo troppo vicini allo schermo e non riusciamo. Deve essere così. Vediamo un po' se riusciamo. Oh, abbiamo preso! Abbiamo tolto solo un po' di energia, però dobbiamo essere un po' più. Due volte l'abbiamo preso.
Tre volte abbiamo preso, vediamo, c'è abbondanza di sangue in questo gioco qua. Oh, distrutto, perfetto, grande. Oh, bellissimo. Epica sequenza di fine livello dove arriva questo vortice mistico che ci regala una freccia d'oro. Ebbene sì, perché infatti in questo gioco per vincere dobbiamo riuscire ad accumulare tante frecce d'oro per poi andare a distruggere il drago a quattro teste, e se riusciremo a distruggerlo poi ci sarà il Demogorgon, che è non è quello di Stranger Things, chi si ricorda il Demogorgon di Stranger Things? Ma è appunto quello originale, che è di Forbidden Forest. Oh, abbiamo colpito questo vermone che ricorda tanto Tremors, altro film che poi è uscito molto dopo questo gioco qui, Questo è più il vermone di Dune, forse? Andiamo a sparare. Qui ovviamente dobbiamo andare dentro e fuori dallo schermo per cercare di colpirlo. No, ci ha pappati! Mannaggia. Ci ha anche ruttato l'arco, ha ruttato via l'arco. Ecco però cosa c'è, che se noi abbiamo delle frecce d'oro da parte, verremo resuscitati dalla stessa forza, divina che ci ha regalato le frecce d'oro, però ci verranno tolte metà delle frecce d'oro che avevamo, arrotondate per difetto, quindi avevamo una freccia d'oro, adesso ce ne avremo zero purtroppo. Comunque siamo stati resuscitati da questo mitico bagliore divino. E continueremo la nostra avventura. Allora, qual è il fatto? È che noi, oddio, zanzarone, potremo già andare in qualsiasi momento. Noi potremo andare entrare nella caverna premendo il tasto F7, se non erro. Entreremo nella caverna per cercare di sconfiggere il drago a quattro teste. Però che succede? Che se noi non abbiamo le frecce d'oro, ovviamente non potremo sconfiggerlo, perché il drago si sconfigge solo e unicamente con le frecce d'oro. Cerchiamo di sparare. Niente, questa zanzara proprio non ne vuol sapere di farsi ammazzare. Dov'è? Dove è andata? Allora, questo gioco qui me lo diede, mi ricordo, negli anni 80, me lo diede il mio amico Gianfranco, amico che purtroppo adesso non è più reperibile per motivi che non dico. No, purtroppo l'amico ci ha lasciato questa esistenza terrena, però vabbè. Ho tanti ricordi del mio amico Gianfranco. Questo gioco me lo diede lui, e tra l'altro la prima volta che ci giocammo, ricordo che non riuscivamo a far comparire i nemici perché bisognava premere un qualche tasto, qualche F qualcosa, non mi ricordo. Oh, attenzione, zanzarone. E allora lui mi disse, sì, perché ricordo che questo era un gioco di rottura, disse lui. Io risposi, sì, rottura di cazzo, risposi io. Scusate la parolaccia, però ci voleva. Dai, su, dobbiamo ammazzare questo zanzarone infame. Dai, su. Niente, non riusciamo. Sapete che faccio io ora? Visto che mo vi faccio vedere qualche altro. No, provo che miriamo in basso, quello torna in alto. Ma infame, eh? Dai. Dove è andato il zanzarone? Eccolo! Zanzarone di amore. Oh, abbiamo colpito! Grande, ce l'abbiamo fatta! Arriva nuovamente il vortice divino a consegnarci un'altra freccia d'oro.
Momento mitico, veramente stupenda la musica del nostro Paul Norman. Oh, si sta facendo sera, ragazzi, la cosa non promette affatto bene. Il cielo volge all'oscurità. Adesso non c'è. No, 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 no! Il ranocchione, questo qua. Se vi ricordate le rane del primo che vi ho fatto vedere nel primo. L'abbiamo colpita. Le rane nel primo Forbidden Forest, questa è una super rana, super marmotta, non lo so, sembra una super rana mutante che stavolta ci ha schiacciato, ci ha fatto secchi. Fortunatamente avevamo una freccia d'oro e adesso la luce divina ci salverà. Adesso mando un po' avanti questa sequenza. Mando avanti veloce. Mandato troppo avanti e lo scorpione ci ha ammazzato. Però non temete, ragazzi, perché adesso, pur senza frecce d'oro, vi farò vedere la seconda sequenza, quella col dragone a quattro teste, anche se non potremo ucciderlo perché ovviamente non abbiamo accumulato neanche una freccia d'oro, però intanto ve la farò vedere. Ed eccoci nella seconda sequenza, la seconda sequenza all'interno delle caverne infernali. Vediamo, la musica è un po' cambiata, dove ovviamente qui possiamo andare su e giù, ma dobbiamo entrare in una di queste cavernette. Attenzione ai pipistrelli. Non ricordo se anche uccidendo queste ci danno le frecce d'oro, ma non ricordo proprio. No, queste non ce le danno le frecce d'oro, purtroppo. Entriamo in una di queste piccole caverne. Vediamo un po'. Ecco il drago a quattro teste, mannaggia. Oh, sparafuoco, sparafuoco, attenzione. Proviamo a sparargli le frecce normali. Niente. Ovviamente con le frecce normali non possiamo sconfiggerlo. Sentiamo, la musica è cambiata, c'è una variante musicale qui. Puntiamo in alto le frecce, così poi quando arriva, ecco, il drago possiamo provare a sparargli in faccia. Oh, attenzione! Trucco mio è andare dove ha appena sparato, così sono certo che non risparerà subito lì. No, invece ci ha fregato anche stavolta. Vabbè, ragazzi, qua tanto il drago a tre teste non potremo sconfiggerlo senza le frecce d'oro. E figuriamoci, il Demo Gorgon è proprio impossibile da sconfiggere per noi in questo momento. Proviamo l'ultima volta. No, vabbè. Per questa volta è tutto con Beyond the Forbidden Forest. Aspetta, rimettiamo, eccolo qua, per Commodore 64, gioco veramente stranissimo, ma anche bellissimo, molto inquietante, molto d'atmosfera come tutti i giochi di Paul Norman. Ci vedremo la prossima volta, forse vi farò vedere l'ultimo gioco di Paul Norman che ho da presentarvi, che sarebbe Navy SEAL, che è il meno strano che ha fatto, ma è anche molto, ma lo stesso molto interessante. Oppure vi farò vedere anche il remake, Forbidden Forest 3, che è il remake dei giochi di Paul Norman, o anche altri giochi strani in serbo, ma ne parleremo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi, alla prossima!